siamo qui all'Hotel Simon di Pomezia alla sesta edizione di Ufologia dal titolo Sono tra noi, organizzato in esclusiva dalla dottoressa Francesca Bittarello. Ascoltiamo ora l'intervista condotta dal ricercatore Emiliano Babilonia al giornalista e ricercatore Pablo Aio. Interessimo Paolo, ti ringrazio per questa intervista che stiamo facendo in esclusiva sui miei canali di YouTube, social network, eccetera. Io ti volevo fare delle domande un po' particolari, visto che sei esperto sia di ufologia, ma tantissimi altri campi, anche di tecnologie per lo spionaggio, controllo mentale. Anche prima parlavamo di cunicoli segreti all'interno di questo posto per poter entrare nella sala conferenze. All'interno di questo convegno, tu hai parlato di determinate tematiche. Ci vuoi spiegare in breve tempo le tue ricerche e spiegare praticamente quello che ritieni più opportuno, più scientifico, relativo sempre al campo di ufologia? Ma ci sono tantissimi, diciamo, casi interessanti e nel libro Inchiesta UFO che ho fatto con Sabrina Pieragostini abbiamo analizzato i casi che riteniamo più diciamo, probanti ma anche più realistici. Ci sono tantissimi documenti che abbiamo riportato che provengono direttamente dagli archivi della National Security Agency, della CFBI, dell'ex KGB, ma anche insomma da altre fonti militari, anche testimonianze di alcuni politici. Sono tutti documenti e testimonianze di alta attendibilità, quindi persone con un grandissimo background scientifico e tecnologico, persone anche come piloti di aerei di caccia, piloti di linea e addirittura astronauti che subiscono, come sapete, una grandissima selezione, e tutti quanti hanno visto qualcosa che, secondo la loro esperienza e la loro professionalità, non era di questo pianeta. Quindi sia oggetti che volano a velocità incredibili con manovre impossibili per la nostra deviazione, sia a volte entità che non sono riconducibili a esseri umani. Quindi sicuramente c'è tanto materiale da studiare, materiale serio e documenti reali, fonti governative. Le tecnologie aliene possono essere associate a tecnologie militari per il controllo mentale? Allora, iniziamo con dire che ci sono tantissime tecnologie che usiamo oggigiorno, anche il cellulare o quant'altro, o il wifi, che sono tecnologie di cui già si parlava tanti anni fa, che secondo alcuni rivelatori ex militari o ex dell'intelligence sono praticamente la ricaduta odierna di tecnologia rinvenuta nel disco volante di Roswell o in altre. Oggetti precipitati o di cui sono entrati in possesso le autorità militari sia americane che di altre potenze. Quindi sicuramente parte della nostra tecnologia oggi deriva in qualche modo dalla tecnologia aliena, anche se non ce ne rendiamo conto. Quindi fibre ottiche, giubbotti di Kevlar, aerei tra virgolette invisibili, nonché l'utilizzo appunto della tecnologia di comunicazione di massa e della wifi e quant'altro. Certo, e per quanto riguarda poi la tecnologia di comunicazione, si sa che da sempre è stata un po' sfruttata. Già negli anni 30 e 40, diciamo durante il ventennio fascista, lo stesso Mussolini aveva ordinato di, diciamo, di registrare le telefonate di tutte le persone importanti, sia nel quadro politico che militare, e addirittura i servizi segreti registrarono le telefonate tra lui e Claretta Petraccia, che lui disse: "Siete degli esagerati, potete anche smettere di registrare le mie telefonate proprietà", e loro però continuarono. Quindi l'andazzo è un po' questo. Ultimamente, già dal 2003, in seguito a quanto è successo, diciamo, con le Torri Gemelle, con gli attacchi presunti terroristici, poi entreremo in un altro discorso. È stato incentivato il Patriot Act in America, quindi sono stati legittimizzati tutta una serie di spionaggi, tra virgolette, di monitoraggio delle mail, degli SMS di qualsiasi tipo. E di recente l'Italia, proprio da pochissimi mesi, è stato approvato, se mi ricordo bene, un decreto per cui, mentre prima per spiare un cittadino privato, quindi non stiamo parlando di un mafioso, di una persona che è recidiva e che è ben noto alle autorità, parliamo di normali cittadini, non serve più un'autorizzazione del giudice, ma tutti, diciamo, i provider internet sono tenuti a mantenere per 6 anni qualsiasi tipo di comunicazione scritta o multimediale di qualsiasi cittadino,
e di esibirla alle autorità pure senza nessuna richiesta di un giudice, cioè qualsiasi ente governativo voglia richiedere ai provider che mantengono la nostra email, i nostri messaggi SMS, WhatsApp, accesso, possono averlo e poi utilizzarlo secondo loro per scopi democratici o di sicurezza. Poi in verità chiunque abbia questo materiale lo potrebbe utilizzare, per dirne una, per spionaggio industriale o per avere un campione d'opinioni da rivendere a delle aziende, insomma, qui nel migliore dei casi stiamo parlando. Certo. Poi per quanto riguarda, tu invece dicevi il controllo mentale. Io dicevo il controllo mentale a livello tecnologico, con radiofrequenze che possono immettere voci all'interno della testa del soggetto, del target individual, oppure possono attaccare con armi ad energia diretta dove convogliate queste persone, inducendole anche a diventare dei Manchurian Candidate. Allora guarda, ci sono delle cose molto interessanti, vale a dire, premetto che il controllo di massa generale oggigiorno lo fa la televisione, perché basta diciamo che tu vuoi spingere un'idea, basta presentare un montaggio, ne parlavamo prima, di un telegiornale, di qualsiasi evento, e montando diciamo le immagini in un certo modo e intervistando solo le persone che vuoi tu, e alla fine la notizia viene filtrata in una certa maniera, passa in una certa maniera, e quindi tu puoi far passare la verità per bugia come ti pare. Ed era quello di cui parlava anche Hitler, che era molto più facile spacciare una bugia se era una bugia grossa piuttosto che una piccola. Poi nel discorso proprio delle frequenze, delle radiofrequenze, c'è da dire che già negli anni 50 gli americani avevano fatto degli esperimenti molto specifici con l'uso alternato di droghe e di LSD e di quant'altro, col progetto di mind control. MK Ultra non è una cosa inventata, è una cosa che fece scalpore all'epoca, perché poi quando arrivò alle orecchie del congresso degli Stati Uniti, perché ovviamente la CIA che faceva questi esperimenti di controllo mentale su alcuni soggetti e lo faceva senza l'autorizzazione del congresso degli Stati Uniti, quando i politici ne vennero a conoscenza ufficialmente ordinarono lo smantellamento e la chiusura del progetto. Corrono voci che questi esperimenti siano continuati, non si sa. È ovvio che ci sono alcune persone ogni tanto, alcuni killer che diciamo non stiamo parlando qui di atti di terrorismo, ma di persone che fino al giorno prima facevano vite irreprensibili e poi improvvisamente impazziscono. L'ultimo caso è quello inerente a, diciamo risalente a un mese fa, di un uomo di mezza età americano, tranquillo, con una vita serenissima, che a un certo punto sale a Las Vegas diciamo su un palazzo molto alto e inizia a fare cecchinaggio su una folla assipata per un concerto, adesso mi sfugge il nome della persona, addirittura con 8 armi da guerra, da cui anche insomma mitra, ripetizione, cose varie. Stranamente poi la polizia è entrata nella sala e ha trovato la persona già morta, anche queste sono cose che un po' fanno pensare. Ma si vende queste armi a queste persone? Pure lì non si sa, il fratello lo aveva aiutato pochi giorni prima, cioè poco tempo prima, a fare un trasloco, e ha detto sì, aveva qualche fucile da caccia, ma non mitra, cioè lui sapeva benissimo il fratello cosa aveva, poi era una persona normalissima, c'era un po' la fissa del gioco, però niente facesse prevedere una cosa del genere. Ma sono successe anche in altri posti, in Inghilterra qualche anno fa c'era una persona che stava dietro ai servizi sociali, una persona che aveva qualche disagio ma non aveva mai fatto niente di violento in vita sua, e poi ha sparato un ministro, adesso non mi ricordo, una signora. Succede ogni tanto che queste persone perdono la testa, poi Siran, quello di Kennedy. Siran che aveva ucciso Robert Kennedy, sicuramente anche lui dice che aveva sentito le voci. Chiaramente poi gli psichiatri, gli psicologi fanno ricadere tutto questo nell'ambito della schizofrenia, è anche possibile. È anche vero che se tu prendi uno soggetto che è già schizofrenico, che già ha dei problemi mentali, e lo sottoponi a un regime di droghe di un certo tipo, con un addestramento paramilitare dall'altro, ovviamente ti ritrovi tra le mani una bomba, tra virgolette, orologeria che esplode da momento all'altro. Esatto, è un po' lo stesso meccanismo che usano la jihad islamica o ancora più di recente l'ISIS, cioè vale a dire, hanno fatto gli americani, i psicologi, i psichiatri americani hanno fatto un'analisi sui terroristi, un'analisi chiaramente del quadro clinico, e dice che i reclutatori dell'ISIS vanno a trovare persone che non solo sono fanati ma che hanno proprio problemi di stabilità mentale emotiva, perché sono i più propensi poi a fare azioni anche autolesionistiche, quindi di farsi saltare in aria o di fare qualcosa che poi finiranno poi condannati a morte. Quindi sicuramente
C'è da parte, ricordiamo, chiaramente non ci sono prove totali a questo punto sul progetto di controllo ambientale, vale ricordare così per scopo informativo che gli Stati Uniti sono tra i pochi paesi al mondo che ancora hanno l'omicidio politico inserito nella loro lista di attività legali, cioè per gli Stati Uniti se c'è un leader di uno Stato canaglia, un dittatore che secondo loro lede le libertà, diciamo, di alcuni paesi, loro sono autorizzati a intervenire a farlo fuori, questo proprio per statuto americano. Poi come venga fatta fuori questa persona non si sa, però l'idea di preparare un Manchurian candidate, diciamo, una persona che si preparava e si, diciamo, faceva una specie di lavaggio del cervello per farlo fuori, e questo è possibile. Ci sono anche altre storia, cioè vale a dire, cioè, sicuramente questa è una cosa che con la tecnologia attuale si può fare, è anche molto complicato, è complicato perché ci vuole tempo e soldi per preparare una persona del genere e non sempre è la sicurezza del 100%, infatti di solito i gruppi, che naturalmente stiamo parlando di cose, voci di corridoio ho sentito dire, i gruppi operativi che si occupano di fare fuori qualcuno, ce ne sono in America come in altri posti, diciamo, questi asset che si preparano, sono, diciamo, di solito dei mercenari che possono fare fuori qualcuno, di solito mandano avanti il candidato manciuriano. Ricordiamo lo stesso Ali Agha, quando fece l'attentato al Papa, poi disse che aveva sentito delle voci, in verità era anche lui stesso un mercenario, quindi può essere una via di mezzo come situazione. Di solito si manda avanti la persona preparata per fare fuori chi di dovere e prendersi la responsabilità, poi se lui non ce la fa o cambia idea o c'è un ripensamento, dietro c'è il cecchino sui tetti che fa il lavoro sporco, o anche magari il colpo poi parte dal cecchino o dal mercenario e la persona lì fa solo da, così si prende le colpe in qualche maniera, come è successo con gli Harvey Oswald. Nel caso di Oswald non è stato, diciamo, drogato o diciamo spinto a fare qualcosa, semplicemente è stato mandato per una serie di telefonate in quel posto quando sarebbe successo qualcosa e loro poi l'hanno messo in mezzo. Poi che ci siano delle tecnologie con cui si cerca di così generare un po' di controllo sulle popolazioni può anche darsi. Lo ripeto, per me il più grande controllo di massa in questo momento è la televisione, e quando vogliono farci credere qualcosa ne sia la prova, il discorso dell'11 settembre che fioccano le prove su quello che è successo realmente, quella è stata una demolizione controllata fatta da prima. Calcola che dal 96, che c'era stato il primo attentato alle Torri Gemelle, c'erano i cani che odoravano gli esplosivi che venivano fatti mandare quotidianamente sulle Torri Gemelle, una settimana prima dell'11 settembre li hanno mandati, gli hanno detto non settembre. Quindi insomma un po' di domande ce le facciamo, e poi quindi per prima cosa diffidiamo dalla televisione, poi sicuramente le radiofrequenze sono un altro problemino, però lì non ho le specifiche tecniche per dire. Noi abbiamo fatto degli studi con un elettroencefalografo e abbiamo riscontrato che alcune frequenze del cervello vengono un po' manipolate anche dalla frequenza dei 50 Hz della corrente elettrica alternata. Ma guarda, io dico, nel mio piccolo ti dico che a volte quando non riesco a dormire io vado a spegnere il router, spengo il wifi di internet, con tutto che c'avrò il wifi degli altri vicini di casa, quando spengo il wifi a casa dormiamo tutti meglio, quindi. Poi ci saranno le onde della TV, siamo ormai l'ansia di Schumann, viene distorta, sì, l'ARP. Sì, c'è un po' di tutto. Però ecco, già chiudere il wifi la notte io lo consiglio, c'è un pochino meglio, almeno quello. Ok, allora io ti ringrazio per questa intervista che ci hai fatto in esclusiva, che metteremo sui nostri canali, anzi... Spero di fare un convegno insieme, una conferenza insieme. Certo, quando vuoi. Organizzeremo questo convegno, che si parlerà un po' di cose più scientifiche, cose un po' più tecniche, magari faremo pure dei test e delle sperimentazioni proprio all'interno del convegno. Va bene. Ok, grazie. La ringrazio tantissimo, alla prossima. Grazie.